Ciao a tutte e a tutti, bentornati sul canale. Siamo arrivati alla seconda puntata della scuola di maglia. Come da titolo, vedremo come fare il punto a diritto e la maglia legaccio, che è la lavorazione più semplice in assoluto per quanto riguarda il lavoro a maglia. Nel frattempo sto registrando anche il tutorial per il Bactus che vi avevo fatto vedere in anteprima nell'altra recensione e questo sarà il prossimo progetto che vedrete come tutorial. Vediamo subito allora come fare la maglia legaccio e il punto a diritto. Montiamo le maglie. Vi ho già fatto il video sul montaggio delle maglie, ma lo rivediamo comunque. Quindi, in questo modo che io uso maggiormente, filo sopra il ferro, la codina corta da questa parte. Facciamo il giro con il pollice, entriamo qua, gettiamo il filo e passiamo in questo modo facendo cadere la maglia. Spero che si veda abbastanza, controllo un attimo. Sì, dovrebbe vedersi abbastanza perché purtroppo ho preso un filato scuro che forse non è adattissimo e sto registrando la sera, quindi forse è un po' buio, spero di no. Allora, dicevamo. Giro il filo sul pollice, entro, getto il filo e faccio cadere la maglia. Così e così. E vado avanti in questo modo fino al numero delle maglie che mi servono. Nell'altro video vi ho fatto vedere anche come calcolare la lunghezza della codina a seconda delle maglie che dobbiamo montare, eccetera. Fare questo campioncino, io direi che possono bastare. In questo modo, quando noi vogliamo anche vedere la misura, approfitto per dirvelo adesso, la misura la larghezza del nostro lavoro che ci serve, mettiamo che noi dobbiamo fare 20, 40 centimetri. Facciamo un campioncino, montiamo un tot numero di maglie, per esempio 10, 15 o quello che vogliamo. Facciamo un pezzettino di lavoro e misuriamo col metro in questi punti che noi abbiamo fatto quanti centimetri ci risultano. Dopodiché sarà facilissimo calcolare quante maglie ci servono per raggiungere la dimensione che richiede il nostro lavoro. A questo punto, una volta montate le maglie, per fare la maglia il punto a diritto facciamo in questo modo. Prendiamo il nostro lavoro, entriamo da davanti non mi piace questo filo, scusate il cambio così in diretta, ma questo filo troppo scuro non mi piace perché non si vede dal video, non ci ho pensato prima. Allora prendo, disfo qua un altro campione che stavo facendo con un altro filato chiaro, così scusate un attimo per l'attesa, ma come dico spesso, il bello della diretta. Vado a disfare questo campione che stavo facendo. Magari adesso il numero dei ferri non sarà proprio il massimo, non sarà adatto al lavoro che sto facendo, al filato che ho qua sotto mano, però almeno si vede bene. Oh, con il bianco è tutta un'altra cosa. Scusate, ma mi piace che vediate bene quello che sto facendo, quindi con quel filato blu abbastanza scuro non si vedeva nulla. Faccio veloce a rimontare le maglie. Due, quattro, sei, otto, 9,
e 10, ecco qua, 10 maglie per il campioncino possono essere sufficienti. Allora, ripartiamo, montiamo le nostre maglie e per fare la maglia diritto entriamo da davanti in questo modo nella nostra maglia, andando verso il dietro con la punta del ferro, così gettiamo il filo in questo modo e tiriamo fuori la nostra maglia. Ovviamente tiriamo in questo modo la nostra maglia e facciamo cadere il punto che abbiamo sul ferro. Lo rivediamo di nuovo, entriamo così, gettiamo il filo, tiriamo fuori la maglia, questa, e facciamo cadere questa. Entriamo. Così. Gettiamo il filo, tiriamo fuori la maglia e facciamo cadere quella sul retro. E andiamo avanti così fino alla fine del nostro ferro. Come vedete è davvero semplicissimo. Ovviamente io adesso sto usando i miei ferri circolari, ma si può usare, se preferite, i ferri lineari, non cambia proprio nulla. Cambia solo il fatto che io li ho attaccati ad un cordino e però la lavorazione non cambia. Ora giro il lavoro e per fare la maglia a legaccio, come vi dicevo, è il lavoro più semplice che c'è perché devo fare la stessa cosa nell'altro ferro. Quindi rientro in questo modo come prima nella prima maglia, getto il filo, tiro fuori la maglia e faccio cadere quella posteriore. Avanti con la seconda, tiro fuori la maglia e faccio cadere. Tiro fuori la maglia e faccio cadere. Entro qui, getto il filo, tiro fuori la maglia, questa che si forma gettando il filo e faccio cadere quella dietro. E vado avanti fino alla fine del ferro. La maglia a legaccio si realizza facendo tutti i ferri a diritto. È uno dei punti più semplici del lavoro a maglia, non che la maglia rasata sia più difficile, però qua è proprio facilissimo e anche veloce da fare. Adesso facciamo assieme qualche ferro in modo da farvi vedere poi com'è il risultato della maglia a legaccio. Io personalmente la uso molto per fare i bordi o laterali o inferiori dei lavori, perché la maglia rasata si arrotola, invece la maglia a legaccio rimane bella lineare e quindi per iniziare un altro lavoro o facciamo un bordo, solitamente o si fa un bordo a coste oppure ma si fa generalmente un bordo a maglia legaccio. Facciamo ancora qualche giro. Questo è un lavoro è un punto davvero semplicissimo. Questo lavoro è semplicissimo, quindi se siete dei principianti, iniziate magari in questo modo, che è facile. Così potete approcciarvi al mondo della maglia se ancora non sapete farlo, e comunque anche se sapete già lavorare, se magari noi abbiamo un filato molto colorato, variegato, eccetera, comunque l'effetto, anche se il punto è semplice, sarà molto molto carino. Si usa molto questo punto anche quando abbiamo dei filati particolari, tipo quelli con dei pompon oppure dei filati pelosi in cui non serve un particolare punto perché comunque il pelo coprirebbe tutto, quindi si lavora tranquillamente a maglia a legaccio e il lavoro viene bello comunque. Rispetto alla maglia rasata è un pochino più compatto.
faccio ancora un giro e poi vi faccio vedere com'è il punto. Anche se la maggior parte di voi già lo conoscerà, però siccome mi è stato chiesto di fare questa scuola, queste tutorial sulle basi della maglia, per chi non lo sa fare, chi è già esperto invece sorvolerà su questi video. Ecco qua, questa è la lavorazione della maglia legaccio con queste ondine, molto semplice. Ovviamente questo campione è venuto molto compatto perché è un filato grosso che andrebbe lavorato con dei ferri numero 7 e 8. Io lo sto lavorando con i ferri 5 e mezzo, quindi è proprio compatto. Però questo è il risultato della maglia legaccio. Che a me proprio non dispiace anche fare un maglione così. Non me ne sono ancora mai fatto uno perché volevo proprio farlo. Ho il filato là che aspetta e tutto, però non l'ho ancora fatto, quindi prima o poi me lo farò. Ho delle copertine, possiamo fare qualsiasi cosa con questo punto, quello che più ci piace. Ovvio che poi ci sono dei punti elaborati che sono molto più belli e ci invogliano di più a fare un modello con un punto più lavorato, però per avvicinarsi al mondo della maglia e fare i primi passi, come ho fatto io all'inizio, chilometri e chilometri di maglia a legaccio, questo è. Il video è stato breve, appunto cerco di farli brevi questi video in piccole parti, appunto per non annoiare e per non dare troppe informazioni, quindi si può andare avanti un po' alla volta. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Se vi fa piacere iscrivervi, non siete iscritti, cliccate su iscriviti. E attivate la campanellina per far sì che vi arrivino le notifiche quando carico un nuovo video. La prossima lezione vedremo la maglia rasata e poi avanti via dicendo. Spero di riuscire prima della prossima lezione a caricare il tutorial del Bactus che ho fatto. Devo ancora pensare a un nome che ancora non mi è venuto in mente. Vi ringrazio di nuovo, vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao!